Ciao a tutti amici, ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video dedicato a Resident Evil 7. Siamo al video numero 2. Come al solito, prima di iniziare vi chiedo di mettere un mi piace al video, di condividerlo sui social, di iscrivervi al canale, attivare la campanella degli avvisi per essere sempre, dico sempre, aggiornati sui nuovi video e le nuove live che vado a fare ogni giorno. Ragazzi, allora, il video che abbiamo fatto l'ultima volta è stato veramente seguitissimo e molto apprezzato, proprio per questo vi ringrazio molto. È stato un video veramente da infarto, io stavo veramente per infartare, stavo per andare all'ospedale tra poco, veramente. Allora, abbiamo capito diverse cose, che questo non è un Resident Evil, cazzo, non lo è, è qualcosa di più. Qualcosa di più horror, qualcosa di più viscerale, qualcosa di più intenso, un vero e proprio horror movie. Di sicuro stiamo camminando in un luamaro, perché porca puttana è uno schifo sta casa, è la casa degli ospiti, messa veramente di merda. Figuratevi la magione, credo principale, che cazzo di posto di merda deve essere. Sicuramente la donna delle pulizie non fa la sua visita settimanale da tempo, e se c'è è sicuramente morta, crepata sotto questo purulento posto pieno di immondizia. Allora ragazzi, il video precedente abbiamo finalmente trovato la nostra mogliettina, l'abbiamo ammazzata ad accettate, perché era in preda ad una possessione demoniaca probabilmente, o un virus, non lo so. Fatto sta che abbiamo dovuto colpirla con l'accetta, porca troia, e l'abbiamo fatta fuori alla bella e meglio. Abbiamo trovato poi, abbiamo sentito suonare il telefono, porca troia, e una certa Zoe, capo della cornetta, ci ha detto che così, insomma, se vogliamo possiamo scappare dall'attico. L'attico presumo sia quel bottoncino da schiacciare sopra le scale che abbiamo visto la prima volta che siamo venuti in questa casa di merda abitata da gente pazza. Allora, che dire ragazzi, che dire? Iniziamo a giocare? Andiamo, dai, e speriamo di far meno infarti dell'altra volta, anche se sinceramente ne dubito. Ok. Allora. Qui c'era la mappa, ok. Ah sì, questo era il cesso dove abbiamo trovato la pozione curativa. La pozione curativa. Qui praticamente Mia mi ha sfondato, cazzo. Lascia, figa. Ma non c'è, cazzo. Ma dov'è? Ma non c'è, porca troia. Allora, così possiamo anche proteggerci. Ok. Ma allora, ragazzi, mentre io sono andato a telefonare, allora la nostra moglie lì non è morta. Giustamente Resident Evil, cazzo. Ci saranno gli zombie. Certo che quell'altro che zombie che era figa. Comunque sto gioco veramente, veramente mi ha sconvolto, ragazzi. Mi ha veramente sconvolto. Io ripeto, non ci ho mai giocato. Tra l'altro strisciate. La porta è aperta, figa, adesso. La porta è aperta, cazzo. Merda, troia. Ragazzi, il gioco sta salvando. Io non so. Allora, qui ci sono le solite due foto. Lì c'è il fusibile che non so neanche se riusciremo a trovare. E qui c'è il giro dell'oca che abbiamo fatto prima. Minchia, ragazzi, ho veramente paura a girarmi qua. Ho veramente paura a girarmi, cazzo. Adesso le luci sono accese lì del candelabro, del lampadario. Minchia, roba da Shining qua. No, io mi cago addosso, ragazzi, veramente. Veramente è da infartare pesante qua. Ma qui sembrava più chiaro prima. Beh, coglione, per forza, era notte prima. Era giorno prima.
Allora, ok. Aspettate un attimo, cioè, allora io ho anche la, come cazzo è che ero l'inventario? Ah sì, io c'ho pure la tronchese qua. La tronchese per aprire quella porta, quell'armadio. Merda ragazzi, merda. No, vi prego, non fatemi fare paura. Mamma mia, ragazzi. Oh, proviamo ad aprire sta roba. Santa Madonna, il fusibile. Il fusibile, ragazzi. Io c'ho veramente paura a girarmi, ragazzi. Ho veramente paura di guardarmi attorno. Oh, porca puttana. Ma non ho capito, ma chi era quella? Ma era la... Era la nostra moglie? O era qualcun altro? Porca troia, ragazzi. È bello che questa è andata di qua. Madonna, signora. Lì dobbiamo andare, ragazzi. Vai. Sono andata su col culo che abbiamo. Mamma mia. Allora, ragazzi, qui c'è il registratorino che possiamo salvare. Salviamo, porca troia, salva. Sì, sovrascriviamo tutto, ragazzi. Ragazzi, dobbiamo premere qua. Questo è l'attico. Cioè. Ma no, brutto scemo, devi andare a mettere il fusibile, cazzo. Ma che coglione, porco due. Dobbiamo andare di qua, ragazzi. Ogni tanto sento sti rumori, non capisco se sono io a farli. O se è qualcos'altro. Mettiamo sto fusibile. Adesso penso che si potrà andare. Ma porco due. Sono io. Ma va a cagare. So che non volevi farmi alcun male. Ma zio boia, ma hai esagerato. No, ma ragazzi, ma questo è... Cazzo di male. Ma dai, ma cazzo! Cazzo, togliti sta roba! Oh, porco due! Arriva con la sega elettrica! Dai, no, ma non è possibile! Oh, porca troia! Ma ha segato una mano! Ma è normale, ma... Devo fermarmi. La fine. La tua. Io brucerò ogni casa. Oh, ragazzi, ma ha tagliato una mano. Ma ha segato una mano. Ma zio porco, ma... Ragazzi, ma mi ha segato una... Ma dove vado adesso io qua con la... col moncherino, zio cane? Ma dai, ma mi ha segato... Ma dov'è la mano?
Ragazzi, da mano. Ma devo prendere la mano? Che cazzo faccio? Mi riattacco la mano? È ancora calda. Ma che mi prendono per il culo questi? Ma me la devo riattaccare. No, ma qui c'è qualcosa. Ma veramente sono sconvolto io, figa. Oh, ragazzi, io vado super lattico a sto punto. Ragazzi, non ho parole veramente. Aspetta che gli diamo un'altra salvata, vaffanculo. E sti cazzi che non dovevo infartare in questo video. No, qui è un crescendo, ragazzi. Questo gioco me lo ricorderò per sempre. Ah, ecco, ecco. Madonna, ragazzi. Questo è l'attico, ragazzi. Allora, di là c'è un locale aperto, ho visto. Munizioni pistola. Madonna. Cazzo, i manichini, figa. Allora, di là si va su. Ma questa è la porta da cui sono arrivato? Ah, sì, ok. Allora, di là si va su. Fammi vedere di qua. Munizioni pistola. Ecco la pistola, ragazzi. Ok, perfetto. Perfetto sto cazzo. L2 e spara. Soluzione medica. Ma la devo usare la soluzione medica? No, allora mi sa che c'era solo sta roba qua. C'era solo sta roba qua. C'è un'altra porta di qua. Un po' di cartone. Ragazzi, mi stanno dando munizioni a gogo, ragazzi. Munizioni a gogo. Ho quasi paura a chiedere come mai. Come mai mi danno tutte ste armi, ste munizioni. Cazzo, a me sembra che quelli si muovano sempre. C'è della roba qua? Ah, no. Andiamo su, ragazzi. Cazzo, non te lo dico. Porca troia! Minchia, ma che è? Oh, cazzo, è lei, figa!
Via, 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 via. Sempre tenuta d'occhio. Tu non puoi capire. Cazzo, ma questa... Sono tutti su di me! Tutti quanti! No, merda, merda, merda! Cazzo, sta ciondolando, ma ciondola, figa! Ma zio porco, ma questa non capisco, ma che cazzo ha? Ragazzi, mi hanno inculato alla grande qui. No, ma non sparare, idiota! Minchia, qui stiamo caricando. Col moncherino, boh, puttana la schifosa. Non lo so, ma porco due. Ragazzi, l'altra volta starnutiva è sotto Cisco. No, ma ragazzi, ma è il capofamiglia questo, è il Baker. Ragazzi, sono sconvolto. Ah, mi sta trascinando. Ah, mi sta portando nella casa che avevo visto all'inizio. Eppure lei sta portando via. Forza, non morire proprio ora. Hai del lavoro da fare. Cazzo, ma mi hanno riattaccato la mano, ma... Ragazzi, come voi non penso di aver parole. Ragazzi, il gioco sta caricando. Dove mi trovo? Che diavolo? È l'ora della pappa. E poi, ma che è sta roba? Dov'è mia? Ma... Mangia, è buono. Non distinguerebbe il cioccolato dalla merda. Questo, dannazione vecchio, non di nuovo. Ma che cazzo sta succedendo? Ha fame. Deve mangiare la sua cena. Su, giovanotto. Ma che è sta merda? Non mangia, Jack, non mangia. Di bocca, mangia. Sei nato per lui. Sei un figlio di puttana. È incredibile, tu figlio di puttana. Non mangia, non mangia. No, ma... Ma qui c'è una vecchia distrutta, cazzo. Maledizione. È ancora quel poliziotto. Ma quello non sente dolore, gli ha staccato un braccio. Ma sta vecchia, chi cazzo? Ma io sono legato praticamente. Yeah.
Ma zio porco, ma... Ma tu... Munizioni pistola? 3 scomparsi? Le autorità... Ok... i 3 scomparsi saranno quelli di prima, figa. Ma sta vecchia, cazzo. Ma mi guarda anche la vecchia. No, ragazzi, io veramente, io avrò gli incubi per sempre, zio cane. Carnosa, sotto, donna, ci mangiano la gente questi. Porco due. Che è sta roba? Erba. Ah, ma vi posso fare... Ma che c'ho adesso? Un orologio che mi dice la vita. La pianta comune, vabbè, questa è la solita erba verde. Ma lì c'è un... E la matta di là, che perché non mangiavo, sei incazzata. Ah, qui mi sa che devo, mi ci vuole qualcosa per rompere sta roba. Ma dove cazzo vado? Vado in corridoio adesso. Zio cane. Chiusa. Garage. Se usare qualcosa per romperlo. E figa, dagli un pugno, figa. Ma non... Ma non posso... No, ma no, non ho... Non ho armi. Mi assassino è così tenace che non sembra venire via vani nudi. E lì ci vuole una forbice, allora. Qua c'è una roba da aprire, ma di cui non ho la chiave. Qua non si esce. Quella è chiusa. Devo andare di qua, ragazzi. Oh, porco due! Merda, ma... Ma dove cazzo va questo qua? No, ragazzi. Ragazzi, questo sta tornando. Questo sta tornando, ragazzi. Questo sta tornando, figa. Questo sta tornando, cazzo.
Oh, porca troia. Minchia, ragazzi, questo... Dove è andato quello stronzo? Oh, porco, due, questo mi cerca. Merda, io mi sto cagando addosso, ragazzi. Io non so che cazzo fare. Posso fiutarti? Ragazzi, io non c'ho coraggio a uscire, figa. Cioè, ragazzi, io non capisco dove cazzo è. Non puoi sfuggirmi, figliolo. Ma è vicino comunque sto stronzo, eh. Porco due qua. Ethan. 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 Ma questo sa come mi chiamo, figa. Ragazzi, provo a buttarmi, io non so che cazzo dire. Ci metterò poco a trovarti. Via, 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 via. Via, cazzo, via, 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 via. La chiave della botola, figa. La chiave della botola. Cazzo, devo tornare indietro. Sai che ti trovo prima o poi? E quando ti trovo... Ragazzi, io devo andare in quella botola. Porco due. Cazzo, mamma ha visto. Cazzo, mamma ha visto, secondo me. Sai come si dice, la famiglia è per sempre. Ragazzi, non ho fiato neanche per parlare. Dov'è il mio piccolo? Finito. Entrato nella casa, no! Sbagliata. Zio cane, m'ha ammazzato. Povera creatura. Usa questo per sistemare la gamba. Puoi farcela. No, ragazzi, ma qui non è, non è. Ma che cazzo è sta roba? Ma dai, ce l'avevo quasi fatta, porco due. No, ma ragazzi, ma come faccio a sconfiggerlo sto cazzo qua? Ragazzi, ma. Così patetico. Mi ha ammazzato, ragazzi. Ragazzi, non ho... Non so cosa dire, ragazzi, non so cosa dire.
Nasconditi nell'ombra e non fare rumore per evitare Jack. E niente, mi fanno ripartire, ragazzi, mi fanno ripartire. Allora, diciamo che qua è tutto uguale. Vabbè, qui parlano dei tre tipi scomparsi. Ah, le munizioni. Ah, ma lo posso aprire sta merda? Mamma mia, ragazzi, che porcheria. E niente, ragazzi, allora dobbiamo trovare le chiavi della botola che sono di là e poi cercare di venire di qua. Non c'è altro modo perché tutte le altre vie sono chiuse. Qui c'è la botola, ma non si va. Dobbiamo andare di qua, ragazzi. Dobbiamo andare di qua e seminarlo. C'è poco da fare, dai. Eccolo qua. Zio cane. Dobbiamo farlo venire di qua per forza, ragazzi. Ma che cazzo, ma mi ha preso ancora, ma zio porco. Dai, cazzo, corri, figa. Dove diavolo credevi di andare, figlio? Dai, vai dentro, figa, vai dentro. Ok, allora fa come vuoi tu. Oh, merda. Madonna, ce l'ho fatta, ragazzi. Non so come cazzo ho fatto, ma ce l'ho fatta. Ma adesso dove cazzo vado qua? Allora, siamo sotto la casa. Ma qui siamo nella casa allora principale. Ragazzi, sono mutolito, zio Boione. Minchia, ci camminano sopra qua. Moneta antica. Ah, saranno collezionabili, ragazzi. No, ma io non cerco collezionabili, non cerco niente. Cerco solo di sopravvivere. Beh, allora... Com'è che era? Merda, non ho neanche preso la pianta verde, zio cane. Non l'ho neanche presa, cazzo. Porca puttana, non ho neanche preso la pietra verde, l'erba verde. Aspetta un attimo, ma di qua si poteva andare? Di qua. No. Si va su di qua, ragazzi. Minchia, dove cazzo sono qua? Cazzo, ma va su, figa. Ma
perché non vai su, pezzo di merda? Che cazzo? Dove cazzo? Ah, solo in quella porta che non riuscivo ad aprire. Allora. Oh, c'è da salvare. Ma salva subito, cazzo. Beh, aspettiamo un attimo prima di vedere mappa della casa principale. Ok. Garage, salone. Allora, ci sono due ingressi, mi sembra. Una sulle scale là e una più là. Che è sta roba? Fluido chimico. Erba, Allora, combina il fluido chimico con cosa? Con l'erba? Ah, allora il fluido chimico mi fa fare la soluzione medica accoppiandola con un'erba. Ah, ok. Ragazzi, qui non si vede veramente un cazzo, eh. No! Merda, ho usato la soluzione chimica, zio cane. Che è sta roba? Ah, ok. È il classico baule questo. Moneta antica commemorativa. Che cazzo è? Che tra l'altro non me la fa neanche esaminare. Combina oggetto. No. Allora, metti la giusta roba, che tanto non so che cazzo serva. Quindi abbiamo il baule. Che è sta roba? L'odore è tremendo. Immagino, cazzo. Già è un luamaro qua. Figurati i calzini, zio cane. Certo che è tutto buio qua, ragazzi. Non si vede un cazzo. Che è sta roba? Ah, ma è da aprire? Grimaldello. Ma sto grimaldello me lo conta come oggetto? Sì. Uno strumento che può aprire serrature ordinarie, si rompe facilmente. Ah, tipo la serraturina, quella che avevamo trovato all'inizio, che non si apriva. Poi dove cazzo è che non si riusciva ad aprire la porta, la serratura? Ah, poi comunque sta roba qua la lascio giù. Fammi vedere sta roba. Ah, nella cucina, mi pare. No, nel soggiorno c'era un cassettino da aprire, mi pare. Che poi quando mi hanno inculato, cazzo, non sono più tornato là. Zio africano, ragazzi. Zio africano. Telefono. Sicuramente non serve un cazzo. Però si è messo qua il telefono, secondo me. Ragazzi, salviamo, va là, salviamo, perché porca puttana, rifare quella scena di prima non è proprio il massimo della libidine. Ok. Beh, guardiamo meglio, perché sto posto mi sa che è appunto tipo un posto dove si trovano gli oggetti. Ok, quindi il grimaldello qui veramente, ragazzi, non si vede un cazzo. Non si vede un cazzo. Ragazzi, dobbiamo slucchettare. L'hai sbloccata. Allora, ragazzi, io direi di andare col grimaldello a provare a sbloccare ad aprire la serraturina là. Ad aprire la serratura, non vedo altra soluzione. Ma il pezzo di merda è ancora in giro? No, ragazzi, se è ancora in giro veramente mi cago addosso. Ma che cazzo suona adesso il telefono?
Cazzo rispondi? E sarà la Zoe di prima? Hai fatto bene, Ethan. Zoe, giusto? Chi cazzo sono queste persone? Sta zitto e ascolta se vuoi rimanere in vita. Vattene via da quella casa. Grazie. Puoi uscire dal salone d'ingresso. Va bene. Oh, è quello che hai al bolso, è un codex. Attento. E non perderlo. Cioè, io dovrei preoccuparmi del codex, zio cane, quando mi hanno riattaccato la mano. E prima mi hanno anche spappolato un piede, volendo essere onesti. Dobbiamo andarcene dal salone d'ingresso. Ma qua è una grazia, cazzo, che riesco a fare due corridoi. La vecchia non c'è più, ragazzi. La vecchia non c'è più. Dov'è che c'era l'erba verde qua? C'era l'erba... Ma c'era un'erba verde... Che cazzo è sta roba? È uno stivale. Evelino, cazzo. Vabbè. Ragazzi, io ero convinto che ci fosse un'erba verde da ste parti. Ah, eccola. Minchia, che è? Ma qualcuno ha bussato? No, io non vado ad aprire, vaffanculo. Allora, qui c'era un coso, un... Che è sta roba? Scegli un oggetto da usare. Ma non c'è il pendolo, praticamente. Ah no, è nel corridoio, dai, non diciamo cazzo. Che, no, aspetta, questa non l'ho vista. Il segreto dell'abisso. Ah vabbè, era un libro. Allora, qui ragazzi manca il pendolo, mi pare. Manca... Ragazzi, di qua stanno bussando, ma zio cane. E la vecchia comunque non c'è più, ragazzi. La vecchia non c'è più. Evviva Gesù. Ehi, di qua! Madonna! Ma chi è sto qua? Ma forse è il poliziotto? Apri! Ah, ecco qua. No, aspetta, è questo. Ah, ok. Soluzione medica. Ma adesso me l'hanno fumato praticamente il Grimaldello. Praticamente il Grimaldello va ad aprire una singola serratura, ragazzi. Ma questa la posso usare? Consumata per recuperare salute, no. Combina, no. Allora, praticamente queste sono un'erba medica potenziata e l'erba medica normale. Minchia, ma chi è questo? Ehi, di qua! Ma è un poliziotto questo. Stia fermo dov'è. Dunque, lei abita qui, signore? Cioè, voglio dire, è casa sua? Casa? Io? No! Casa mia. D'accordo, ci hanno segnalato alcune persone scomparse di recente. Mi ascolti, mi faccia uscire di qui. Si calmi, la prego. Ehi, mi ha sentito? Questo... Ci sono dei pazzi in questa casa che vogliono uccidermi. Questo è il classico poliziotto scemo. Di dirglielo. Neanche lei mi sembra che abbia tutte le rotelle al loro posto. Dice davvero? Allora, come ho detto, indaghiamo su persone scomparse. E non potrei escludere che un tipo sconosciuto come lei non c'entri nulla. Ma questo è scemo, zio cane? Cosa vuole sapere? Perfetto, iniziamo a ragionare. Ok, incontriamoci nel garage. Continueremo lì. Aspetti, mi serve la sua arma. Ha davvero perso le rotelle per strada? Senta, agente. Vice sceriffo. Ok, va bene. Questo, allora, lo vice sceriffo crepa, secondo me, perché... Vuole salvare un innocente. Perché secondo me è troppo scemo questo. Coltellino del cazzo! Ecco, lo prenda. Non posso darle altro. Faccia presto, vada al garage.
Adesso. Al garage, ma se non riesco ad aprire la roba lì del garage... Che me ne faccio di un coltello? Ah, ma aspetta un attimo, ma al garage... Il garage è in effetti... Adesso posso tagliare... Posso tagliare il nastro, ma è anche sta scatoletta qua. Munizioni pistola. Ma ragazzi, non c'ho la pistola, dove cazzo vado? Ma ragazzi, io non so se alla fine di quel corridoio dove ho preso la... Dove ho preso la... la come si chiama? La chiave qua della botola. C'era qualcosa, ma... Allora ragazzi... Io vaffanculo, vado a salvare. Ragazzi, mi vedrete salvare parecchie volte, ma ragazzi, io qui mi cago addosso letteralmente. Cazzo, se ne abbiamo la possibilità, cerchiamo di salvare, ragazzi, perché qui è un... la morte è dietro l'angolo, cazzo. Ora proviamo ad andare di qua. Garage, cazzo, l'ho capito, sì. Per me succede un casino qua, ragazzi, al garage. Dobbiamo andarcene immediatamente. Prima mi spieghi che fa qui da solo nel cuore della notte. Io? Lei invece è il mio lavoro. Perché non mi racconta tutto, eh? Mi risponda. Non crederà alle mie parole. Prova. Minchia, si sta chiudendo il garage. Ehi, si ferma. Aspetta, io passo. No, ma... Ma porca troia. No, ma... Al diavolo. No, ma ragazzi, io no. Cazzo, entra in auto. No, ragazzi, ma... Ragazzi, c'è una chiave. Eccola! Eccola, eccola! Via, 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 via! Cazzo, accendi la chiave! Accendila! Ma no! Ma porco due! Ma che cazzo? Ma è matto sto qua! Scappa, figliolo, scappa! No, cazzo, ma dai, ma che roba è? Ti prendo. No, ragazzi, mi hanno ammazzato, ma è assurda sta roba, cioè non... Non capisco, ragazzi, non capisco, veramente non capisco. Ma a sto punto, ragazzi, io devo andarmi a prendere assolutamente al volo la chiave della macchina, perché se me la prende lui è finita. Allora vabbè, rivediamoci sta cutscene. Dobbiamo andarcene immediatamente. Prima mi spieghi che fa qui da solo nel cuore della notte. Io? Lei invece è il mio lavoro. Perché non mi racconta tutto, eh? Mi risponda. Non crederà alle mie parole. Provi. Ehi, si ferma! Aspetta, io ho preso tutto d'accordo! Via, scappa, vai. Prendi sta chiave. Al diavolo! Io ucciderò tutti uno per uno.
Oh, che cazzo, adesso andiamo meglio. Cazzo, ma è morto? Ma che cazzo? Ma dove cazzo è? Oh, merda! Dai, ma non ci credo, ragazzi. Ragazzi, sono morto. Ah, è morto lui. Minchia, ma era così che doveva andare allora. Porco due. Via. Ma non è che esplode la macchina? Oh, ragazzi! Ma cosa hai combinato, bastardo? Non è finita. Ma dai, ma che cazzo è? Mamma mia, ragazzi. Porca puttana, ragazzi, ma porca puttana. Ma è crepato questo ancora? Ragazzi, veramente, io... Però qua ci sono munizioni. Sì, comunque, ragazzi, se non prendevi la macchina eri fottuto, eh. Soluzione medica. Ok. Fluido chimico. Allora, il fluido chimico mi serve per farmi l'erba. Aspetta. Eccolo qua. Ok, ne abbiamo tre. Quindi abbiamo il coltellino di qua, la pistola di qua. Ok. Allora, io presumo debba andare su per quella scala là, ragazzi. Perché sta porta qua, da dove sono arrivato, mi sa che non, questa, mi sa che non si apre più. No. E naturalmente là non si apre, ma figurati, manco ci provo, cazzo. Ok, vai su. Porco due! Adesso ho la tua attenzione. Ma basta, Cristo! Cazzo! Cioè, ma ragazzi, io avevo visto gente pazza, zio cane, ma una roba così. Ma vaffanculo. Ma va su, cazzo. Ma zio birichino. Cartucce per il fucile. Ragazzi, non vedo un cazzo. Ma è possibile che non ci abbia una luce, qualcosa? Com'è sta roba? Ah, per andare giù. Ma che è sta roba? Ah, ok. Ah, mi serve la placca, praticamente. La placca del bue. Però mi manca la testa. Ma quindi me la dà come oggetto? Eh sì, cazzo. Ho usato di diventare la forma di bue senza testa. Dovrò trovare la testa, mi sa. Servirà per aprire qualcosa. Allora qui ha spostato.
Ah, ok, è il modo per tornare di là. Ok. Madonna, ragazzi, madonna, ragazzi. Ma io posso aprire di nuovo? Sì. Posso aprire. Non so se ho fatto una cazzata. Forse era meglio lasciarlo là, lo stronzo. Ma per me quello non si alza mica, cazzo. Quello è andato, dai. Però è strana sta cosa che si sa... che abbia voluto praticamente lui farsi sparare in bocca, no? C'è qualcosa che non mi torna, ragazzi, che non mi torna. Qui sta salvando. È perlomeno una pistola figa adesso. Tu guarda il coglione del poliziotto, l'unico stronzo che poteva aiutarmi. Ragazzi, andiamo a salvare, vaffanculo, salviamo, troia, salva. Ok, ragazzi. Ah, c'è la musichetta country, zio cane. Merda, ragazzi, merda. Quindi in pratica ci sono tre stronzi? C'è il capofamiglia che è il matto qui, che tra la pala che mi ha spaccato le gambe. Cioè. Poi c'è la madre che è scappata, il figlio matto che gli ha tagliato un braccio. Però il fatto che lui usi la soluzione medica sulle ferite effettivamente potrebbe spiegare il perché il figlio non abbia sentito dolore quando lo scemo di suo padre gli ha tagliato il braccio. Poi c'è la vecchia, quella seduta lì, e sta Zoe, potrebbe essere la figlia forse la figlia che non è matta, cazzo, che non si è fatta, che non, ma questi sono contaminati da qualcosa, questi si sono fatti contaminare da qualcosa, da un virus, perché voglio dire Resident Evil, io non credo sia una possessione demoniaca, io credo sia una roba chimica. Porco troia, zio cane, che è sta roba? Una a cui hanno scarabocchiato gli occhi. Allora qui non c'è un cazzo, no? Ah, qui si va fuori, vedi? È una roulotte quella. Ah, questo è il bue, quello per andare, per uscire? No, quegli stronzi qui da spaccare, ragazzi. Altri collezionabili. Quindi probabilmente abbiamo le monete e sta roba qua. Sì, ma non gli sparo mica però col coso. Che cazzo. Vabbè, ragazzi, servirà per sbloccare qualche obiettivo, niente di che. Quindi adesso in teoria noi possiamo aspetta, c'è un'altra foto. Ecco la coppia di svitati. Mi dico di matrimonio Jack e Margaret. Quindi sono Jack e Margaret, ragazzi. E questo è il figlio matto, cazzo. Lucas, febbraio 2013. Però in effetti, vedete, ci sono foto solo di loro due col figlio. Ma la ragazza non c'è, vedete? Anzi, la ragazza gli hanno segnato gli occhi. Secondo me la ragazza non va tanto d'accordo con questi. Oppure è l'unica che non è diventata matta. Che è quella che mi parla al telefono, potrebbe essere, Vabbè, qui ci vuole il toro qua. Eccolo qua. Allora, quindi andiamo dove? Nel salone d'ingresso.
Oh merda, ragazzi. Merda, merda. Vabbè ragazzi, siamo a un'ora di registrazione. Direi di chiudere qui per questa sera. Come al solito vi chiedo di mettere un mi piace al video, di condividere sui social, iscrivervi al canale, attivare la campanella degli avvisi per essere sempre aggiornati sui nuovi video e le nuove live che vado a fare ogni giorno. Ragazzi, è veramente, veramente dura qua. Veramente, porca troia, ho sparato un colpo per sbaglio, porca puttana. È veramente, veramente dura. Non so davvero se riuscirò ad arrivare alla fine integro. Non lo so, ragazzi. Intanto vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao.